Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, sono Corin. Oggi vorrei condividere con voi le specifiche del mio nuovo portatile, perché ho visto che sono state veramente moltissime, ma veramente moltissime a chiedermi che nuovi componenti avessi preso. E questo mi fa veramente molto piacere, mi fa veramente molto piacere poter condividere con voi le specifiche del mio PC. Molti di voi sapranno già cosa è successo. Vi si era fusa la mia scheda video, la mia AMD 6989. E questo mi ha portato alla decisione di non solo cambiare la scheda video, ma direttamente tutto il PC, così da stare al passo con i tempi e poter produrre video a una qualità migliore. Perché alla fine, diciamo, uno youtuber del mio calibro deve sempre essere al passo coi tempi. Sì, che bene. Allora, sei pronto lì col blocco note e col taccuino pronto a scrivere? Allora, ragazzi, come processore abbiamo un. Volevi! Volevi! Guarda che fascia! Guarda che fascia! Non se la spezza, eh! Pensavi già di stare lì col blocco note e col taccuino pronto a scrivere? Madonna cara! Ma fatti cazzi tua! Ma fatti cazzi tua! Guarda, voleva saperlo, perché il papà gli ha dato 3.000 euro da spendere e si dice quasi quasi che è il mio PC perché sono così tanti soldi che non so più che cazzo fare. Perché siccome devo fare delle cose importantissimissimissimissimissime, tipo giocare a DBD, allora devo andare lì con i miei amici nerd con la barba al naso perché ci avranno 30 anni. Siccome devo eseguire queste operazioni di massima importanza, ovvero andare ad hackerare sul server multiplayer di San Andreas a scrivere i commenti. A scrivere i commenti. A perdere la mia fottuta esistenza! Volevo sapere da Corin quali fossero i componenti migliori per un computer nuovo. Perché sono una persona di tutto rispetto che userebbe meglio queste risorse, ma insomma, cioè, tu pensi che io, non lui, io ti mi metto a dirti i componenti del mio PC così puoi andare a fare queste cazzatine? Cioè, tu pensi che io sia quel tipo di persone, eh? E certo che sì, ecco a voi le mie statistiche. Che poi è un computer che ha costato 700 euro, che, madonna, per quello che ci posso fare, avanzano i soldi, cazzo. Posso giocare a giochi tipo Fortnite. Lo gioco soltanto con i miei amici e mi discolpa, va bene. Non è come sembra, posso spiegare. Rocket League, che già digerisco un pochetto meglio. Oppure altri giochi di qualità migliore tipo Red Eclipse o Combots che non, porca non li conosce nessuno e sono giochi bellissimi. Poi tutti vanno a giocare a merda di Fortnite che manco funziona come gioco. Premi i tasti non vanno. O Rocket League che non si capisce come cazzo si giochi. Cioè, ma come si fa? Ma come si fa? Ma ti rendi conto di quello che fa la gente? Ma gioca a quei giochi brutti. E inoltre ci posso editare anche con Premiere. Poi ovviamente al posto di questo PC, che è il mio, vi consiglio quest'altro, che è un MSI, che è uguale, però al contrario di questo PC che ho io adesso, puoi cambiare i componenti e questo può veramente tornare utile in diverse occasioni. E sì, si possono anche migliorare i pezzi, diciamo che è un PC più semplice da migliorare rispetto a un portatile normale che è un capo intorno al collo, cazzo, quelli sono i componenti che devi tenere. Anche il mio purtroppo soffre di questa cosa, però non era disponibile quando l'ho comprato e quindi mi sono arrangiato. Oddio, arrangiato, tra virgolette, perché come PC funziona benissimo. Ma il punto di questo video è soltanto emulare Zeb? Cioè, io vi ho consigliato le specifiche del mio PC soltanto per emulare Zeb? Sì! Se non fosse che non è vero, perché c'è un altro motivo in realtà. Come posso dirlo? YouTube, ma in generale anche Twitch e questi siti qui, sono una merda! Gli unici che ci sono quelle persone che sono già famosi di loro. Ma non c'è mai una possibilità di diventare famoso. Anche un sito come Odyssey, dove ci pubblico alcune volte i video, e dove ho anche collegato il mio account YouTube, il mio canale YouTube, non lo usa quasi nessuno perché è quasi sconosciuto, soprattutto in Italia, figuriamoci. Quindi, dove va uno che vuole fare gameplay tipo me?
Sì, va a fare in culo. Là è l'unico posto dove puoi fare gameplay. Gameplay a tutti gli effetti, non cazzate. Gente che gioca al videogioco e non sa nemmeno cosa sta ascoltando. Cioè, io ho visto tipo gente che giocava a Metal Gear Rising, è arrivato al boss finale e non aveva ancora capito niente di niente. Il punto è che io mi sto rompendo i coglioni sempre di più di Twitch, YouTube, eccetera. Già Twitch non è che mi faccia impazzire, ma pure YouTube, che ero proprio devoto. Devoto! È una religione per me. Ricordo che ci passavo l'infanzia su Twitch. Ricordo che ci passavo l'infanzia su YouTube. Però sta diventando una merda. Anche per le corporate, le imprese che vanno là. Quindi io perché vi sto consigliando sto PC e non magari la PlayStation 5? Perché uno, il PC è sempre meglio della console. Ma puoi giocare a giochi con la qualità migliore. Tanto quei AAA sono una merda. I veri giochi belli sono indie. Cioè, segnatelo proprio, gli indie. Indie sono i giochi veramente belli. Ci sono alcuni giochi belli AAA fatti da aziende, però non è che sia tutto sto granché. Invece i giochi indie sono veramente fantastici. Il mercato, quando tocca una cosa, diventa una merda. E quindi bisogna cercare di fare in modo che il mercato non tocchi la roba, perché poi diventa roba di merda. Abbiamo esempi tipo i videogiochi stanno diventando veramente una cazzata. Per questo quello degli indie, perché i AAA sono una delusione continua. Abbiamo i video su YouTube che adesso sono veramente... Cioè, se tu hai 15 anni, ad esempio, io adesso ne ho 18, però immagini un ragazzino di 15 anni, anche fino a 18, perché no, che vuole andare a vedere un contenuto per sé su YouTube, non lo trova quasi per niente. Non ce ne sono, è per questo la gente va su Twitch. Ma su Twitch i contenuti stanno diventando di merda. Sono terribili. Vedi tipo Social Boom che va a rompere i coglioni. Ma che cazzo fai? Ma devi andare su Twitch. Twitch è una merda! Non mi piacciono le live! Va bene! Non mi piace vedere le live. Non sono belle, non sono divertenti. Non sono divertenti perché la gente non sa intrattenere. Passa 20 minuti così. Ah sì, abbiamo ucciso il tizio. È una rottura di coglioni! Non voglio nemmeno toccare TikTok, per l'amor di Dio. Fate scomparire quella cosa. Quella merda. La merda! Quindi io ti sto consigliando questo PC. Ho fatto un cielo con il microfono e ci scommetto dopo questo. Proprio perché io voglio che tu cominci a fare video. Chi se ne frega se ti senti un po' imbarazzato? Guarda che cazzo sto a fare io. E poi mi metto a fare... Sei ossessionato dall'idea del crino, magari questa cosa è cringe. Vaffanculo, vaffanculo. A te, prendi il microfono, anche uno di merda, tanto per... E registra, ma fai divertire, parla con l'audience come se fosse un amico. E se ti senti offeso perché, che ne so, ho criticato TikTok o Fortnite, mi raccomando, pollice in giù, perché sennò non va bene, cioè non va bene. E noi ci vediamo nel prossimo video. Corin, ma te a che serve di Red Eclipse giochi? No, perché io non li trovo mai. Ma per vincere contro di te a Paladins ho bisogno di una scheda video da 1 giga? Oppure me ne serve uno da 7000 giga? No, perché io non so cazzo. Oh, scappo Corin. Ma mi vai a fare un preventivo da 7 milioni di euro e tu te ne vai a fare in culo così faccio il PC? Grazie molto.